www.radiotrevigiano.com presenta Pronostico on Air, The Official Web Radio. Buongiorno, buongiorno amiche ed amici in ascolto di Pronostico Nair attraverso la piattaforma di Spreaker. Bentrovate e bentrovati, a parlarvi Guglielmo Timpano. Questo è il Tribunale On Air, dunque la versione radiofonica sulla web radio di Spreaker di quello che poi è il contenitore che vi tiene compagnia tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24, dunque alla mezzanotte, su Rete Oro, il canale 18 del digitale terrestre. Su Pronostico On Air e sul Tribunale On Air, quasi a cadenza quotidiana, troverete la possibilità di ascoltare le opinioni di tutto il parterre di opinionisti e di addetti ai lavori del Tribunale delle Romane, una bella squadra che, insomma, grazie a un lavoro costante da un anno e mezzo a questa parte, si è guadagnata i galloni di trasmissione più ascoltata, più vista a livello locale, regionale, tra tutte le trasmissioni sportive. Di questo ringraziamo chiaramente tutte e tutti voi per la grande partecipazione. Si parlerà di Roma chiaramente nella giornata di oggi. Abbiamo subito pronto un collegamento con Giovanni Cervone. Prima andremo dal nostro Flavio Maria Tassotti, lo conoscete, la postazione PC per quanto concerne il Tribunale delle Romane. Flavio Maria Tassotti ci farà da buon inviato il punto sulla Roma in chiave giallorossa, infortunati e allenamento a Trigoria al netto delle imminenti partenze per le nazionali. Sosta alle porte e noi ovviamente in controtendenza partiamo proprio con la sosta. Non parti con la sosta. Mi farà compagnia, parleremo anche chiaramente di Lazio nel corso di questa puntata, sentiremo Roberto Fusillo come opinionista Lazio, faremo il punto della Lazio in campionato e in Europa League, però insomma mi terrà compagnia in questo viaggio una voce che avete imparato a conoscere e un volto che avete imparato a conoscere nella scorsa puntata del Tribunale delle Romane. È stato opinionista, lui anche talent di www.pronosticonline.com, il nostro sito partner, e allora salutiamo Alessandro Solito. Ciao Alessandro. Buongiorno Guglielmo e buongiorno a tutti gli internauti. Gli internauti mi piace come termine, è molto international e richiama anche a quella che è la funzione della nostra web radio, funzione che è quella di tenervi compagnia nella quotidianità attraverso questo strumento fantastico che è internet, uno strumento che ci permette di andare a rivivere le emozioni di Palermo-Roma 2-4. Iniziamo dunque senza indugi a parlare di Roma, iniziamo a rivivere le emozioni di una partita rocambolesca, chiusa nel primo tempo, riaperta nella ripresa, chiusa da Gervinho. Pjanic che va al limite, il tocco è per Florenzi, per Pjanic che rilancia subito la Roma al secondo minuto, in vantaggio grazie a Pjanic, gol bellissimo della Roma che è partito forte. Uscita di Szczęsny, il Palermo che va alla conclusione con Vasquez e Trajkovski non riesce poi a deviare ancora in rete. Pjanic, poi in area di rigore Florenzi, 2-0 Florenzi in 14 minuti, la Roma è già avanti di 2 gol. Ancora Gervinho, entra in area di rigore Gervinho, cerca lo spazio per calciare Gervinho, ma che gol ha fatto Gervinho, 3-0 per la Roma al 27esimo. Punizione per il Palermo che va a colpire la traversa con Franco Vasquez. Ora Iago cerca lo scambio stretto, c'è l'inserimento di Nainggolan, Sorrentino salva il Palermo ed evita il 4-0 al 36esimo. Ancora la Roma con Gervinho, conclusione potente, questa volta imprecisa.
Florenzi ancora in area con il tacco proprio per Digne. Sorrentino in calcio d'angolo. La Roma ha ricominciato come aveva finito. Pallone per Gilardino. Gila, il dribbling su De Rossi. Gila, trova il primo gol del Palermo nella sua avventura rosanero. Salta Gilardino. Szczęsny. Il cross e il colpo di testa del 3-2 con Gonzales. 3-2, secondo gol consecutivo per Gonzales. Ancora verso Gervinho. Gervinho, la finta, Gervinho! La chiude definitivamente Gervinho con una doppietta magica davvero. 4-2 per la Roma, ancora Gervinho. Vince 4-2. Cancella dunque ASR Music. Con il Mate Borisov conquista la seconda vittoria consecutiva la Roma. Per tanti la domenica vuol dire festa, per me una sì o una no significa trasferta. Arrivo dove voglio e non dove posso, per coloro ogni stadio del giallo-rosso. E porto con orgoglio questa maglia storica, in giro per il mondo canto quanto è magica. Per questa Roma che mi ha fatto sognare, soffrire, esultare. Non mi interessa quando, prenoto andata e ritorno. Ti seguirò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei per te da San Siro fino a Infield Road, passando per Wembley da Roma fino al Camp Nou, tifando te. È faticoso, è vero, e oltretutto costa un po', ma io la seguirei pure se giocasse a Bangkok. Perché sono innamorato e ultimo io dei romantici, invece dei fiori porto un mazzo dei fumogeni. Torneremo a casa coi tre punti o senza, ma non manca la presenza, la passione che travolge, chi la Roma la sorregge. Non mi interessa quando, prenoto andata e ritorno. Ti seguirò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei per te da San Siro fino a Infield Road, passando per Wembley. Sono gli ASR Music, la canzone Da Roma al Camp Nou, e la canzone ufficiale che trovate su YouTube ma anche su Facebook. Andate a visitare la pagina degli ASR Music. Se può spiegare, cresciuto insieme a me, dei colori di questa città che mi ha insegnato che niente è come te, che tutto il resto è aria e polvere. Non mi interessa quando. Questo è destinato a diventare un nuovo inno a tutti gli effetti, sulle note di una canzone che sta spopolando a livello nazionale e internazionale. Questa a livello romano non può che spopolare, soprattutto se siete romanisti. Presto tante notizie sugli ASR Music, saranno anche loro partner del Tribunale delle Romane. Allora ne approfitto per ricordare tutti i partner del Tribunale delle Romane, a partire dal sito www.pronosticonline.com. La O di pronostico si elide con quella di online. Tra i talent di pronosticonline.com trovate Alessandro Solito, oggi presente in studio qui con noi, ma anche il Mago Alberto, che è il talent per antonomasia. Veramente migliaia di visualizzazioni ogni settimana per i suoi pronostici di Mago Alberto. Poi trovate ovviamente anche le combo di Arion e il punto sulla Serie A e sulla Premier League con le rubriche Help, che sono a cura di Flavio Maria Tassotti. Flavio Maria Tassotti, che è anche postazione PC per quanto concerne il Tribunale delle Romane, è anche inviato del Tribunale On Air, ci parla di Roma. Buongiorno Flavio. Buongiorno Guglielmo, buongiorno a tutti voi. E allora Flavio, la Roma esce vittoriosa dal campo del Palermo, dal Barbera. Avevamo analizzato con te nella serata di venerdì al Tribunale delle Romane le statistiche di un Barbera che non era stato sempre necessariamente fortunato, inteso come campo, per la Roma di Rudy Garcia. Io tra l'altro tra il primo e il secondo tempo ricordavo amaramente anche un Roma di Spalletti che proprio al Barbera in
un turno prepasquale giocato, mi ricordo, di sabato pomeriggio, aveva raggiunto il triplo vantaggio, così come la Roma di Garcia ieri, ma era stata poi rimontata con i gol, se non sbaglio, anche di Di Michele, tanto per sbagliarsi, insomma, tanto per sbagliarsi. Era la stagione 2005-2006, Guglielmo. La ricordo bene, perché poi stavo per partire, subito dopo la partita vissuta, allora si potevano fare le radiocronache integrali, lavoravo a Radio Spazio Aperto, abbiamo fatto la radiocronaca da studio della partita, e ricordo dal primo al secondo tempo ho detto vabbè, mo mi faccio una bella Pasqua, ero pronto a partire addirittura, ricordo, per Mirabilandia, come i ricordi, no, rimangono fissati nel cassetto della memoria, e quindi ero tutto strafelice. Il secondo tempo è stato un calvario, diciamo che per l'approccio della Roma di ieri nel secondo tempo siamo andati vicino a un bis, poi ci ha messo un po' del suo il Palermo, che era poca roba, e ci ha messo un po' del suo Gervinho, che l'ha chiusa quando si prospettavano dei minuti di recupero assolutamente al cardiopalmo. Però insomma la Roma conserva le vecchie care insane abitudini, a quanto pare. Sì, però diciamo che si cercavano risposte dopo la debacle di Borisov, e la Roma queste risposte le ha trovate grazie ad un primo tempo forse perfetto, il miglior primo tempo della stagione, possiamo definirlo, no? E trascinata ancora una volta da Miralem Pjanic, c'è un dato statistico che fa riflettere: la Roma nelle tre vittorie che ha conseguito quest'anno in campionato, tutte e tre portano la firma di Miralem Pjanic, ha segnato contro la Juve, ha segnato contro il Carpi, ha segnato anche ieri aprendo le danze al Barbera, e poi facendo anche l'assist, diciamo, involontario per Florenzi. Poi ovviamente, come hai detto tu, Guglielmo, c'è stato un po' da soffrire nel secondo tempo, la Roma si è abbassata un po' troppo, Iachini ha inserito Gilardino, che ha dato un po' più di profondità alla manovra rosanero. La Roma ha subito quel gol dopo 10 minuti all'inizio secondo tempo, però non ha mai sofferto così tanto, non ha rischiato troppo, tranne poi negli ultimi minuti della ripresa, quando poi il Palermo si è rifatto sotto col gol di Gonzalez. Fortunatamente poi Gervinho un minuto dopo l'ha chiusa. Risposte ce ne sono state, certo bisognerebbe evitare questi cali di tensione. Alcuni comunque hanno continuato a puntare il dito contro Rudy Garcia, reo, secondo questi alcuni, di aver fatto dei cambi non proprio felicissimi, visto che comunque ha schierato negli ultimi istanti di gara un Gionberg fuori ruolo anche De Rossi, perché comunque Gionberg è uno stopper, ha continuato a giocare con De Rossi centrale di difesa e Gionberg laterale di centrocampo, ha lasciato laterale di centrocampo anche Emerson Palmieri, che comunque non è andato poi così male. No, è partito un ASR Music ed è andato però era carina questa canzone, poi ve la faccio ascoltare perché c'è anche un featuring nel video particolare. Molto carina la canzone di prima, da Roma fino a Bangkok, diciamo. I nostri partners sono forti, e abbiamo anche ovviamente da ricordare il nostro partner romanista, inteso come sito che si occupa di Roma, che è romanews.eu, insomma sito leader per quanto riguarda l'informazione romanista. Abbiamo ricordato gli ASR Music, abbiamo ricordato Pronostico Online, sito del quale poi tu sei un preziosissimo collaboratore, e adesso ricordiamo anche Roma News. Ti ho interrotto e ti chiedo scusa. No, non c'è problema. Dicevamo dei cambi, comunque l'unico più sensato, diciamo, sembrava essere quello di Duchamp, che poi è stato anche decisivo, perché è lui che consegna il pallone del 4-2 a Gervinho con una bella imbucata. Adesso ci sarà un giorno di pausa, quest'oggi la Roma si riposerà per poi ricominciare a lavorare in vista dell'Empoli. Ricordiamo, la sfida ci sarà sabato 17 ottobre alle ore 18. Ricomincerà a lavorare domani con una doppia seduta, dovrebbe comunque lasciare libero il fine settimana Garcia ai suoi, anche perché Trigoria sarà una Trigoria semideserta, visto che partiranno ben 11 nazionali, tra cui Zego, anzi come avevamo detto la scorsa settimana, attenzione perché Zego comunque è dovuto partire per la Bosnia, si spera che torni il più presto possibile. Da monitorare però in tutto questo le condizioni dei vari infortunati,
tra cui Rudiger, perché ieri prima della partita Baldissoni, il direttore generale della Roma, si era espresso così su Rudiger, dicendo che comunque aveva di nuovo questo dolore al ginocchio operato, che si sarebbe nuovamente gonfiato. Invece il Messaggero, per esempio, oggi a firma di Ugo Trani, riporta una notizia di un nuovo infortunio di Rudiger, però questa volta al ginocchio sinistro. Dovrebbe stare fuori, ipotizza il Messaggero, un mese, quindi bisogna monitorare la condizione di Rudiger, anche perché la Roma dietro, come avevamo detto, è un po' corta, visto che comunque c'è anche De Rossi che è diffidato, quindi bisogna stare anche molto attenti a giallo nella prossima gara, visto che dopo l'Empoli ci sarà la super sfida del Franchi contro la capolista Fiorentina. Eh sì, Fiorentina che insomma ha stupito tutti con un inizio di campionato, 6 vittorie in 7 partite, si è guadagnata anche nella trasferta di San Siro un primo posto che poi ha confermato in casa contro l'Atalanta. E Fiorentina che però adesso è attesa alla prova del 9, perché volgendo l'attenzione e la panoramica insomma alla Serie A in generale, la Fiorentina dovrà affrontare nelle prossime partite la Roma e il Napoli. Lo stesso direttore sportivo ex Roma Pradea ha dichiarato che saranno due test importanti per capire il reale valore a questi livelli della Fiorentina, che rischia, e qui andiamo ed entriamo a gamba tesa nel sondaggio di oggi, Flavio, che coinvolge i nostri web radioascoltatori anche attraverso la pagina Facebook Il Tribunale delle Romane. Se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace, pagina Facebook attraverso la quale, lo ricordo sempre, potete ascoltare con link che rimanda direttamente a Spreaker, potete ascoltare la trasmissione Il Tribunale On Air che sta andando in onda adesso. E dicevo, caro Flavio, che insomma la Fiorentina è accreditata per la vittoria finale, ma noi abbiamo chiesto ai nostri web radioascoltatori chi ad oggi è la squadra favorita per lo scudetto, perché ci sono in ballo tante squadre e mai come in questo momento e in questa stagione il campionato è stato aperto. La Roma è una pretendente al titolo, anche se il termine, la parola scudetto non viene pronunciata a Trigoria per motivi meramente scaramantici, ma con la Juventus che è partita così in difficoltà è ovvio che la Roma deve alzare l'asticella delle proprie aspettative, dal traguardo Champions al traguardo scudetto, perché Garcia nella conferenza stampa pre-Roma Palermo della scorsa stagione aveva posto dei paletti dicendo che la Juve era troppo più forte, ma la Juve adesso sta anche molto indietro, quindi se era quello il termine di paragone e se era quella la competitor, la Roma deve alzare la propria asticella e anche la propria qualità di gioco. Ovviamente è il Napoli che abbiamo visto in casa con la Lazio 5-0, a San Siro ieri 4-0 in trasferta. È un Napoli trascinato da un Insigne strepitoso che non può non essere preso in considerazione. E così la Fiorentina, che prima in classifica, l'Inter ha avuto 2 passaggi a vuoto, ma fino a 2 giornate fa veniva accreditata come principale pretendente al titolo, secondo me con un eccesso di entusiasmo. Il Milan lo tirerei fuori chiaramente dai giochi per ovvi motivi, però sono tante le squadre. La Lazio stessa uscendo dal campanilismo dopo un avvio difficile in cui tutti recitavano il De Profundis di Stefano Pioli e della sua Lazio, adesso ha riguadagnato la 3ª piazza in classifica e ha riguadagnato il primato cittadino, perché poi, ridendo e scherzando, la Lazio adesso è avanti alla Roma. Quindi sono tante le formazioni che possono legittimamente pretendere di starci lì fino alla fine. E quindi noi abbiamo chiesto ai nostri web radio ascoltatori chi è secondo la Juventus. Io non la darei per morta mai, per esempio, mai, anche se sta molto indietro. Quindi Juventus, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, cioè chi di queste o un'altra che non abbiamo nominato è secondo voi la favorita per la vittoria finale e per quale motivo? L'abbiamo chiesto, pagina Facebook Il Tribunale delle Romane, trovate il sondaggio, rispondete numerosi. Flavio, chiaramente chiudendo, anche se sei il nostro inviato, io lo chiedo anche a te, cioè nella tua testa in questo momento quale squadra è favorita per la vittoria finale e per quale motivo? Bellissima domanda, non saprei come rispondere. La logica direbbe la Roma, perché in fin dei conti è la squadra forse più completa tra queste. Non bisogna dare per spacciata la Juventus, perché ricordiamo che la Juventus sì ha avuto un inizio un po' difficile, però sta continuando a giocare senza Marchisio, senza Mandžukić, quindi ha avuto parecchi problemi. Ieri comunque ha dato una grandissima prova di forza, si è ripreso il centrocampo che dire, che ieri è stato subito determinante.
non la darei spacciata alla Juventus. Mi intriga molto il Napoli di Sarri che sta giocando veramente molto bene. Bisogna vedere un attimo per quanto riguarda Napoli, Lazio e Fiorentina come riusciranno a gestire alla lunga gli impegni in Europa League, perché Sarri più di una volta si è lamentato del fatto che comunque non è facilissimo giocare il giovedì sera e poi riscendere in campo la domenica sera, quindi neanche 72 ore di pausa per tornare a giocare, quindi bisognerà monitorare questa situazione. C'è l'Inter che ieri è stata molto fortunata a pareggiare a Genoa, non so come abbia fatto a sbagliare quel gol Correa sullo 0-0 a porta praticamente vuota, quindi bisogna vedere un attimo, è un campionato molto equilibrato, non c'è la classica massa grandi come poteva essere la Juve degli scorsi anni. Fai un nome. Per forza. Spero la Roma, dai. Grazie Flavio Maria Tassotti. Ciao Guglielmo, un saluto a tutti voi. Ci sentiamo nei prossimi giorni chiaramente con te e chiaramente ti vedremo in postazione pronto, preciso e puntuale PC al Tribunale delle Romane venerdì dalle 21:30 sul canale 18. Direte ora. ASR Music da Roma al Camp Nou. Per tanti la domenica vuol dire festa, per me un'azione no significa trasferta. Arrivo dove voglio e non dove posso, e coloro ogni stadio del giallo rosso, e porto con orgoglio questa maglia storica. In giro per il mondo canto quanto è magica, per questa Roma che mi ha fatto sognare, soffrire, esultare. Non mi interessa quando, prenoto andata e ritorno, ti seguirò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei per te da San Siro fino a Enfield Road, passando per Wembley da Roma fino al Camp Nou, tifando te. È faticoso, è vero, e oltretutto costa un po', ma io la seguirei pure se giocasse a Bangkok, perché sono innamorato e ultimo io dei romantici, invece dei fiori porto un mazzo dei fumogeni. Torneremo a casa coi tre punti o senza, ma non manca la presenza, la passione che travolge, chi la Roma la sorregge. Non mi interessa quando, prenoto andata e ritorno, ti seguirò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. ASR Music su Pronostico Nair, insomma loro sono i ragazzi che fanno delle rivisitazioni in chiave romanista di canzoni del momento, stanno andando per la maggiore, questa da Roma al Camp Nou veramente sta spopolando su Facebook, su YouTube, attraverso tutti i canali internet. Noi vi invitiamo di cuore a visitare la pagina YouTube e Facebook di ASR Music, questi ragazzi sono bravi e meritano il successo che stanno ottenendo. Bravo e bravo indubbiamente, meritato il successo? Ma sì che l'ha meritato tutto il successo che ha ottenuto. Io l'avrei voluto vedere di più in nazionale, però erano anni un po' complicati da quel punto di vista per il miglior portiere della Roma degli ultimi, facciamo 30 anni. Giovanni Cervone, buongiorno. Buongiorno a voi, non esagerare comunque. No, lo penso, lo sai. Prima di conoscerti, poi adesso ho maggior ragione, ho conosciuto una persona fantastica. Giovanni Cervone, ma quanto sei schietto quando parli? Io Guglielmo, ho fatto abbastanza bene a Roma, però c'è gente come Tancredi che ha fatto la storia, ha vinto uno scudetto, ha giocato in nazionale, come fai a parlare e metterlo dietro a Cervone, dai? Poi magari ti poteva piacere di più Cervone, per dire, però non si può dimenticare un portiere come Franco. Portiere moderno Giovanni Cervone, io ricordo che hai sempre avuto una caratteristica che pochi portieri purtroppo, e perché dovrebbe essere la base, ma pochi portieri purtroppo hanno tuttora, quello di parlare tantissimo con i tuoi difensori. Cioè tu eri veramente il leader della difesa, perché Giovanni Cervone ai difensori gli faceva una capa tanta, dando le indicazioni giuste, non è che li parlavi per parlare. No, non ero uno che parlava tantissimo, Guglielmo, però parlavo il giusto, cioè io non creavo confusione nella testa dei miei compagni, perché quando sei lì a rompergli i coglioni per 90 minuti ti massacri, le cose giuste, cioè poi nel modo giusto,
perché è tutto il rapporto tra portiere e compagni di reparto, e questo qua ci deve essere rispetto sempre. Poi c'è il momento che magari puoi alzare pure la voce, però sistematicamente sbraitare contro i compagni è brutto, sia da vedere e sia nei confronti del compagno. Ecco, la moda di parlare poco in campo per i portieri e di mandare molto a quel paese i compagni quando poi le cose non vanno bene, anche quando si subisce un gol, no? Tanto per dimostrare platealmente che la colpa non è del portiere, è una moda assai diffusa da anni, da sempre. Questo è un malcostume di tanti portieri, specialmente di qualche anno addietro. Ce n'era uno, che non faccio il nome, che ogni gol che prendeva se la pigliava con i compagni, cioè era una cosa inguardabile. Dai, facci il cognome almeno. No, dai. No, basta pensarci un attimino. Ci penso. Basta pensarci un attimino. Ci penso. Chi potrebbe essere? Zenga. Zenga gli mandava abbastanza. No. Allora aspetta, mo parte il sondaggio. A chi si sta rivolgendo? Giovanni Cervone, pagina Facebook Il Tribunale delle Romane. Oh, tra l'altro stiamo in diretta anche sulla pagina Facebook del Tribunale delle Romane. Giova, la tecnologia ci sta portando in luoghi che non pensavo potessero essere esplorati. Cioè, anche solo il fatto di parlare in web radio con te adesso in collegamento telefonico era impensabile fino a qualche tempo fa. Che rapporto hai con la tecnologia, te, Giova? Io ci ho litigato da piccolo, ancora non ci ho fatto pace. Mamma mia. Però io ti invito a fare questa pagina ufficiale Giovanni Cervone, perché Giovanni Cervone c'è un profilo normale. Me la devo far fare da qualcuno, capito? Mi metto vicino a qualcuno che sai, dico, me la faccio guarda, installare sul telefonino. Su. Giovanni Cervone. Ci sta Guglielmo Timpano, Alessandro Solito, lei ci sta a fare la pagina Giovanni Cervone? Assolutamente sì. E dai, tra l'altro Alessandro l'hai conosciuto, è Alessandro del Residence Traiano, Giovanni, che ha anche debuttato da opinionista, approfittando, quindi vedi, mors tua vita mea, approfittando della tua assenza costipato venerdì, ti ha fregato il posto Alessandro Solito, cioè qua è proprio un... Non mi permetterei mai. Ma come? Speriamo che si sia divertito, perché sennò... Ce l'ha pure con me, dice, mi ha fatto venire. No, in realtà l'ho imbrogliato, Giovanni, lo sai che gli ho detto, dai, vieni a far l'ospite. E lui, no, ma va bene, non l'ho mai fatto. Dai, c'è sta Giovanni Cervone, dai, che fai? Non vieni, non te va a sederti vicino a Cervone. E noi gli ho detto che non ci stavi. E ormai, quando stava lì, e quando stava lì non poteva più dire di no, chiaramente. Giovanni, a parlare, chiaramente con te lo farei per le ore, però visto che si avvicina anche l'ora di pranzo, indirizzo la discussione, il dibattito sull'argomento Roma. Che Palermo-Roma hai visto? Che impressione ti ha fatto la Roma nella partita di ieri al Barber? Sai, le partite, Guglielmo, quando si incanalano in un certo modo, come è stata la partita di ieri, che hanno fatto gol subito dopo due minuti, un gol bellissimo peraltro, perché lì bisogna essere bravi per fare un gol così, allora tutto diventa più semplice. La Roma ha potuto giocare come gli piace, ha potuto sfruttare finalmente questa vena di Gervinho, perché era inconcepibile che un giocatore che due anni fa ha fatto sfaceli da un momento all'altro era riconoscibile, perché io ero pure io il primo a dire che non stava facendo bene, come dicevo peraltro, di aspettare, di aspettarlo un attimino, perché questo c'ha le qualità, grandissime qualità, non è un goleador, perché ieri ha fatto due gol, ma magari un altro lo farà fra un mese, però è uno che ti fa comodo, uno così in squadra, è un grande giocatore, io ho sempre detto che questo è un grande giocatore. E poi la partita, sai, è andata sul 3-0 e ce la siamo poi andata a complicare. Però bisogna trovare, ecco, in questi momenti qua, ora abbiamo vinto, c'è un po' di tranquillità, e bisogna avere la forza e il coraggio di andare a vedere le cose che non funzionano, ma con calma, senza fare critiche, senza fare cominciare a creare polemiche, però bisogna vedere la partita e vedere dove è sbagliato, perché anche nei momenti felici, nei momenti buoni, ecco, là bisogna essere bravi e andare a cercare il pelo nell'uovo. Degli errori sono stati fatti pure ieri. E soprattutto in quel secondo tempo, Giovanni, in cui veramente la Roma ha avuto un approccio
inquietante per alcuni aspetti, così come non ti voglio coinvolgere in una polemica che magari non senti tua, quindi ti chiedo cosa ne pensi, così come sono stati inquietanti a mio avviso dei cambi e delle impostazioni tattiche di Garcia, cioè perché il cambio di Gionberg ci può anche stare, ma poi lo metti in difesa mettendo a centrocampo nel ruolo naturale De Rossi. Se metti Gionberg come esterno di centrocampo e De Rossi lo lasci in difesa, fondamentalmente in un colpo solo tieni due giocatori fuori ruolo e infatti poi la squadra va in affanno, cioè quello è inspiegabile secondo me. Io capisco, sì, ho intanto letto pure qualche cosa perché mi diverto poi a leggere i commenti di tante persone, però bisognerebbe sapere le motivazioni, cioè, se sento Garcia dire l'ho fatto perché pensavo così così e così, allora io potrei pure dire allora pensano male, certo. Però io quando l'allenatore fa delle scelte vuol dire che in quel momento, cioè io, per me Garcia, l'allenatore della Roma, io mi fido di Garcia. Io un po' ho pensato male, se lui sai, fa delle scelte, come? No, io un po' ho pensato male, per carità, a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca anche. E io ho pensato che Garcia potesse in quel momento della partita fare quei cambi a scopo dimostrativo, cioè considerando la partita archiviata, voleva dimostrare alla piazza, ma anche alla sua dirigenza: guardate, sono questi i giocatori che ho a disposizione. Quindi fa entrare Emerson Palmieri, che non aveva fatto mentre prima, Oshan e Guillaume. Te l'ho detto prima, Guillaume. Bisogna fare delle critiche, ma cercare di trovare i problemi, quelli veri. Queste qui sono, per me, sono cavolate, perché l'allenatore vuole vincere, specialmente in questo periodo. Garcia, pur di vincere, si sarebbe fatto, non lo voglio dire, si sarebbe fatto bene, fare. Però, capito il concetto. Lui ora, per vincere, ma che frega a lui dimostrare a questo, a quell'altro, a quell'altro. Lui ha detto, io penso a mostrare, penso a cercare di vincere, la prossima partita a Palermo, ha vinto. Bene, ora bisogna vedere dove sono gli errori. L'errore è che manca un centrale. A noi ci manca un centrale forte, che è un problema di tante squadre. Non è semplice trovare un giocatore da mettere lì in mezzo, cioè non ce n'è disponibile. Però bisogna avere la bravura di cercare e di fare un sacrificio anche economico, ma si deve fare, perché il gol che abbiamo preso, il primo gol di Giardino, mamma mia. E ci abbiamo, aspetta, De Rossi è un grande giocatore, però lui non c'ha la mentalità del difensore puro, hai capito? Fa un intervento da centrocampista, il difensore avrebbe mandato sulla linea di fondo Gilardino, non avrebbe fatto più nulla da quella posizione. Io lo faccio calciare, non entro in scivolata, perché se mi calcia da lì in diagonale c'ha meno probabilità di far gol che se mi si accentra e poi c'è la porta davanti tutta spalancata. È quello il discorso, però sai, se uno non ce l'ha è difficile che ora tu gli vuoi inculcare sta, per forza di cose, sto ruolo. Lui non ce l'ha. Quello è un intervento molto ingenuo, anche se poi Szczęsny mi sembra che se la prenda, così come ha fatto Garcia a fine partita, non tanto con De Rossi per l'intervento ciccato, ma se la prende poi con i compagni che non hanno messo fuori la palla e c'era Pjanic che stava a terra infortunato. Quella è stata una grave ingenuità in assoluto della Roma, perché hai cercato di andare in porta lanciando Gervinho e hai subito contropiede con l'uomo in meno. E lì ha fatto bene il Palermo a non mettere fuori il pallone, perché la Roma non l'aveva fatto, perché avrebbe dovuto farlo il Palermo. Sì, allora se il rinvio non l'avesse fatto in quel modo, noi dobbiamo guardare i particolari, dove si fanno gli errori veri, cioè, hai capito dove sì, certo. Voglio portare io. Sì, cioè, sì. Lì se c'è Manolas non entra in scivolata. Certo, quello sicuramente. Hai capito? No? Ma perché? Crescono così, cioè gli insegnamenti vengono fatti da quando sono giovani. Ora è difficile che tu lo vuoi far diventare proprio un centrale di quelli. È bravo in tantissime altre cose, ma non in quello, cioè nell'uno contro uno, no? È difficile che da un momento all'altro non impari subito. Ha fatto male i conti la Roma con Castan, probabilmente, perché pensava di poterlo avere a pieno regime subito, e in quel caso, numericamente parlando, con Castan dentro sarebbe stata una rosa un po' più ampia, ecco, così diventa corta. Comunque dovrebbe essere pronto Castan, speriamo che principalmente per lui, perché ormai porca miseria, un anno e passa che sta fuori, speriamo che recuperi sia per lui che per la Roma, ecco, tutti e due. E soprattutto. Alessandro. Giovanni, ti volevo chiedere,
In questo campionato così aperto, essendo tu uomo di calcio e conoscendo i meccanismi dello spogliatoio, quali sono le reali possibilità per questa Roma, dopo un avvio zoppicante, di poter arrivare al successo finale? Ora le possibilità sono buone, perché se Garcia riesce a trovare veramente la quadratura giusta e che c'ha a disposizione sempre tutti i giocatori, senza problemi di che gli mancano due o tre giocatori importanti nello stesso reparto, allora la Roma se la può giocare veramente. Anche se, ti devo dire la verità, io sto vedendo il Napoli. Tanta roba. Tanta roba, noi parlavamo del Napoli all'inizio e dice tutti quanti ci chiedevamo se Sarri era la persona giusta. Mi pare di sì, a occhio. Sì, ma mi pare di sì per un solo motivo. Per un solo motivo. Perché si è visto il cambiamento di alcuni giocatori importante, perché se pensavamo che questo arriva lì, vuole dire Higuain fai qua e fai là, Higuain manda a quel paese, invece no, Higuain rincorre i giocatori fino all'area di rigore, come fa Dzeko l'ha sempre fatto, ma Higuain non l'ha mai fatto, invece ora si sta adattando, si sta adeguando, e poi sta lavorando molto sulla difesa. La difesa del Napoli era un disastro, mamma mia. Però parlavamo la volta scorsa, gli allenatori devono fare la gavetta. Questo qui è uno che si mette lì e lavora sul reparto. Poi lascia perdere che non sono dei fenomeni, perché lì prima o poi faranno sempre le cavolate, perché sono quelli, però almeno gli ha dato un'impronta, li sta facendo rischiare meno. Se tu ci fai caso, ieri sera i tiri in porta non ne hanno presi, poi c'è un portiere bravo che è sveglio. È proprio questo ti volevo chiedere: quanto c'è di Reina in questo Napoli più blindato dal punto di vista difensivo, e quanto c'è dell'assetto tattico invece impostato da Sarri? Sono tutte e due le cose. Il portiere è bravo, perché questo è uno che ogni palla che arriva lì, che c'è qualche dubbio, lo trovi. Stabilità, e per i difensori è tanta roba. No, è uno che gioca fuori. Gioca fuori dalla porta, poi magari pure lui, a volte incappa in degli errori grossolani, però nell'arco di un campionato è un giocatore che ti porta a casa parecchi punti. Tornando alla Roma, Giovanni, Szczęsny, portiere che ha incantato tutti, perché ha dato dei punti alla Roma indiscutibilmente. Pensiamo alla partita contro la Juventus, pensiamo all'inizio di campionato, nel quale ricordo avevo fatto un calcolo che adesso non sto qui a rifare dettagliatamente, ma mi sembra 4-5 punti Szczęsny li aveva portati, con parate anche a Frosinone, una parata importante sullo 0-0 addirittura. E dopo c'è stato questo infortunio, un ritorno anticipato rispetto a quelle che erano le previsioni, perché affettato, anche con te, no? Ne avevamo parlato. Un ritorno affrettato. Affrettato. Un ritorno affrettato, ma questo però non vuol dire niente. Non bisogna ora fare subito tirare la croce addosso a suo ragazzo. Ha fatto qualche errore, ha sbagliato la partita lì a dove lì in Bielorussia. Lì è eccesso di di padronanza del ruolo, perché lui ha voluto rischiare troppo e questo l'ha fregato. Però ora non dobbiamo stare lì a ogni cosa che fa il suo portiere dargli addosso, dobbiamo stare tranquilli, a dargli fiducia, perché se no roviniamo pure a questo. Aspettiamo con calma, lasciamolo giocare tranquillo, non facciamo polemiche, perché già ho letto pure qualcosa contro questo ragazzo e mi sembra un po' eccessivo. Sì. Prima Coso, come viene chiamato qui a Roma, perché il nome è difficile da pronunciare, ancora più difficile da scrivere, allora Coso era diventato. Speriamo che torni presto Coso. E prima era condicio sine qua non per vincere le partite, adesso è diventato un brocco. Certo, manca un po' di equilibrio, però ti chiedo, il gol che ha preso, tu hai detto eccesso di sicurezza nell'interpretazione del ruolo, il gol che ha preso col Bate Borisov è un gol che può capitare a un portiere di prendere, perché va a cercare il posizionamento all'interno dell'area per un cross, o che non deve capitare mai? Non dovrebbe capitare. Non dovrebbe capitare, però è capitato. Mettiamoci una pietra sopra e buonanotte. Capito? Perché da lì, allora, il gol di Florenzi è una cosa, il gol che abbiamo preso noi è un'altra cosa. Il gol di Florenzi è imparabile. Il portiere, un portiere vero lì non può fare niente per il gol.
perché quello capita una volta nella vita. Invece questo qui in Bielorussia, questo da lì poteva dire in porta, si è visto, ha guardato. Mm-hmm. E allora io, cioè, un consigliere più esperto, più scafato, più scaltro, e ci aspetta un attimino, sì, cerco pure di uscire, mi metto in una posizione dove posso uscire, però intanto non perdo il controllo della porta, devo avere, era la posizione sbagliata, hai capito chi è? Mm-hmm. Sì. Lui che c'era un po' più fuori dalla porta, sì, ma più centrale, lui stava proprio spostato sul secondo palo, ma magari non si è reso conto, sono cose queste che possono capitare. Può capitare. E ti chiedo invece conto, tornando sempre alla partita, visto che non mi sembra, correggimi se sbaglio, che nei gol presi ieri ci possano essere delle colpe di Szczęsny, insomma quello di Gilardino l'abbiamo commentato, e De Rossi che va vuoto, la Roma un po' ingenua nel concedere quella ripartenza. Il secondo gol mi sembra al lume di naso che sia stato un colpo di testa, no, ben indirizzato, niente. No? È sbucato da lì, è la stessa cosa del colpo di testa contro la Juve, ti ricordi? Sì, come no. Lì è stato fortunato perché la palla picchiava terra e un po' rallentato. Invece questo è sbucato, andato dritta in porta, cioè non ti dà neanche il tempo di reagire, di muoverti. Quella non la puoi prendere. No, no, e allora ti chiedo conto del terzo gol preso, quindi facendo ancora un esercizio di ritorno al passato, e quindi azioniamo la macchina del tempo. Ritorniamo alla partita col Bate Borisov. Il terzo gol mi ha lasciato forse più perplesso, no, ma perplesso al pari del secondo, perché il secondo, l'hai detto te, mal posizionato ed è un errore eclatante. Sul terzo gol è molto potente la conclusione dell'avversario a poca distanza, però lui proprio la mano non ce la mette, ecco, c'è un retaggio, uno strascico dell'infortunio alla mano, per cui un tiro così potente non ce l'ha andata a mettere così distinto. Io pure quel gol mi ha incuriosito moltissimo, l'ho visto e rivisto un sacco di volte, non riesco ancora a farmi un'idea di quello, perché da quella posizione non doveva prendere gol, no, secondo me. Però il pallone ha fatto una traiettoria stranissima, cioè questo non so come l'ha impattata, o la palla si stava alzando dal terreno e l'ha presa in un modo strano, perché ha fatto una traiettoria proprio un altro. Se lo fa un'altra volta la palla va a finire, sai dove, in curva, ma proprio in cima, sì. Invece questo ha preso questa traiettoria, la palla si è abbassata proprio sotto la traversa, ha calciato pure forte, oddio, perché da lì quando calci forte per il portiere non ti dà neanche il tempo di muovere, però in diagonale sul palo suo uno dice, però sai, ci può stare. Però insomma sono contento di sentire, perché Giovanni, diciamoci la verità, io ho delle impressioni, sì, da addetto ai lavori, però poi in campo ci sei stato te, e sono contento di appurare che le mie perplessità e curiosità sono state anche le tue su quel gol, perché poi in presa diretta Piccinini commenta imparabile, il commentatore tecnico, rivedendo il replay, già comincia a nicchiare, no? Dicendo sì, imparabile, però insomma gliela sta tirando addosso, quasi si sposta. Ed ero curioso di capire come si fa a prendere quel gol, e se potesse esserci ancora quell'infortunio alla mano che hai in testa, che involontariamente, inconsapevolmente ti porta magari su quella cannonata da 5 metri a non mettercela la mano, e forse ce l'avresti messa. No, quello non penso, perché se a meno che uno non sia proprio scemo, perché se c'hai c'è il minimo dubbio di farti male, di sentir dolore, di non essere pronto, non giochi. Ma non hai capito, ma poi si vede uno durante gli allenamenti, no? Quando uno gli calcia in porta, se c'è qualche timore o meno. Io avevo detto che per me per recuperare ci volevano un mese, 40 giorni, perché quelli sono problemi alla mano, se lussazioni, sublussazioni, sono delle cose rompiscatole che non puoi capire. Mi era sembrato che sto fatto sicuro in 15 giorni, per me era un po' una cosa affrettata, però secondo me si doveva fare giocare ancora dei Santis, ma per un solo motivo, per non creare problemi all'interno dello spogliatoio, vedi? Perché tu fai giocare ancora dei Santis e poi dalla prossima li butti dentro un'altra volta il ragazzo tranquillamente. Poi ma non perché ha fatto gli errori, certo. non perché ha fatto gli errori. Secondo me era una prassi più
più giusta. Ma sarebbe stato probabilmente, io avallo il tuo pensiero Giovanni, sarebbe stato probabilmente più in linea con le dichiarazioni fatte da Garcia, perché Garcia dice, e sappiamo tutti che non è vero, ma pubblicamente dice che ci stanno due portieri titolari, che quindi De Sanctis è sul livello di Szczęsny, poi però nel momento in cui Szczęsny si rompe o lussa che sia la mano, sta fuori due settimane, affretti il ritorno di Szczęsny mandandolo in campo in condizioni fisiche ovviamente non ottimali, con la mano che insomma avrebbe dovuto essere ancora a riposo, pur di non mandare in campo De Sanctis, che teoricamente, senti che ti dico, avrebbe dovuto essere anche carico mentalmente, perché aveva appena parato un rigore in campionato, quindi era un giocatore ritrovato, aveva ritrovato anche gli applausi della curva che aveva un po' iniziato a fischiarlo dopo 4 gol in 2 partite. Cioè, insomma, tutta una serie di conseguenze, di concause, di pensieri che mi portano a dire che sia stata una scelta un po' forzata, in controtendenza con le dichiarazioni fatte da Garcia. Avrebbe potuto dimostrare che era vero, che De Sanctis poteva tranquillamente giocare titolare anche con Szczęsny convocato, se Szczęsny non è al 100%. Io te l'ho detto, io avrei fatto diversamente, no? Però, come ti ho detto all'inizio della trasmissione, io mi fido di quello che fa l'allenatore. Se lui ha deciso di far così, ci avrà le sue buone ragioni. Questo è fuori dubbio. Chiudo. Io avrei fatto in un altro modo. No, assolutamente, no, ma poi sei di un garbo, Giovanni, che non devi neanche stare lì a sottolineare che la tua fiducia è incondizionata nei confronti di Garcia, perché è assolutamente chiaro, però non tutto l'ambiente Roma ha una fiducia altrettanto incondizionata nei confronti del tecnico romanista. Giusto pure, è giusto che sia così, che è logico, non tutti quanti possiamo pensare allo stesso modo, non sarebbe più calcio no, per sì. Questo tutti quanti vediamo delle cose in modo diverso. Vabbè, quello su quello non c'è dubbio. Chiudo chiedendoti: basta essere sempre avere rispetto per chi lavora, hai capito? Ma non uscire sì. Mai fuori dalle righe, quello sì. Ma sarà che sei un addetto ai lavori, perché insomma anche tu lo fai di mestiere, sei un preparatore dei portieri, no, insomma. Perché a me mi dava fastidio quando giocavo sentire certe cose, e penso che dà fastidio a chi c'è ora che possono dar fastidio. Loro, perché quando stai lì e sai che giochi, che fai, ci sono tante componenti, no? Che magari se uno fa un errore ci sono dietro tante cose per tanti motivi per chi ha fatto quell'errore, che noi non potremo mai sapere se non conosciamo tutto, e allora bisogna avere sempre rispetto quando si parla e quando si discute su tutto. Ah, infatti io sono sempre stato fautore delle critiche propositive e costruttive, poi se si critica per distruggere sono assolutamente d'accordo con te. È anche vero che le critiche a volte vengono chiamate, ecco. No, ma a volte aiutano, perché sai, quando tu quelle giuste ti aiutano, perché chi sta lì che opera, no? Quando sente una persona che magari dice, sa tante fregnacce che si sentono in giro, magari qualcosa di positivo ci può essere. Certo. Hai capito? E va capata nel mucchio e va ascoltata su Pronostico Nair, perché c'è Giovanni Cervone che ci aiuta a trovare un po'. No, è mio, ma come no? Va bene qualcun altro. Ma come no? Giovanni, botta secca, botta risposta secca, nel senso, ti faccio questa domanda e tu mi dici sì e no, perché la sosta arriva al momento giusto per la Roma, cioè un momento in cui meglio che ci fermiamo un attimo, recuperiamo qualche giocatore se si può recuperare, poi si riparte di slancio, oppure dopo aver vinto 4-2 a Palermo hai ritrovato un'inerzia almeno in campionato, due vittorie di fila, perché poi lasciando stare Bate Borisov tu fai 5 gol al Carpi, 4 al Palermo, 9 gol in 2 partite, lasciamo stare l'aspetto difensivo, ma dal punto di vista offensivo pur senza Dzeko ti sei ritrovato, ecco, interrompere adesso per la sosta fa bene o no? Per me fa bene perché si recuperano tutti i giocatori, si calmano un po' le acque e tutto, e si riparte da capo, si riparte con tranquillità. È giusto che ci sia un po' di riposo, anche se il riposo poi trovano tutti a giocare fuori, non è? Infatti sì, che si riposano questi, cioè, è Dzeko il partito che, ma meglio, almeno sono un po' fuori da Roma, sai, fuori dall'ambiente dove in questi giorni ci sono pure un po' di polemiche, cose, e almeno ritorno più tranquilli, e speriamo che vanno bene pure con i loro nazionali,
che almeno arrivano tutti quanti più carichi e che non si fanno male, soprattutto speriamo che non si fanno male, ecco, perché questo è importante, con la nazionale non si sa mai, e quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto. Giovanni Cervone, mi piace così tanto parlare con te che propongo di fare un collegamento H24, quando non stiamo in diretta ci sentiamo io e te al telefono, ti va di passare la vita al telefono con me a parlare? Sarà pure un bel ragazzo. E allora facciamo una volta ogni tanto? Va bene, dai. Ti voglio bene, Giovanni, grazie. Ciao, ciao a tutti, buon proseguimento, ciao. Giovanni Cervone in esclusiva su Pronostico Nere, in esclusiva in televisione su Il Tribunale e a Il Tribunale delle Romane, tutti i venerdì 21:30-24 sul canale 18 di Rete Ora. SR Music da Roma al Camp Nou. Per tanti la domenica vuol dire festa, per me una sì una no significa trasferta. Arrivo dove voglio e non dove posso, e coloro ogni stadio del giallo rosso, e porto con orgoglio questa maglia storica, in giro per il mondo canto quanto è magica, per questa Roma che mi ha fatto sognare, soffrire, esultare. Non mi interessa quando, prenoto andata e ritorno, ti seguirò fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei per te da San Siro fino a Hill Road, passando per Wembley da Roma fino al Camp Nou, tifando te. Da Master Clima, azienda leader nel condizionamento e nella climatizzazione, climatizzatore Eyer a 590 euro, Ariston a 640 euro, Daikin da 749 euro, tutti i 9000 BTU, caldo e freddo e con tecnologia inverter, IVA installazione F-Gas compresa, finanziamenti personalizzati, detrazione fiscale e sopralluogo gratuito. E ancora revisione del clima a 39 euro. Master Clima, in via Baldo degli Ubaldi 94, info allo 06 66 01 90 21 o su masterclima.srl.com. L'Imperfetto è il parrucchiere uomo, donna, bambino dell'Infernetto. Andate a trovare Alessandro in via Ermanno Wolf Ferrari 229, angolo via Eric Satie. Troverete un vero e proprio centro estetico a vostra disposizione, manicure, pedicure, ossigenoterapia per viso e cuoio capelluto, per trattamenti antirughe e anticaduta dei capelli. Per gli ascoltatori di Pronostico Nair, 20% reale su tutti i trattamenti. Per prenotazioni chiamate il numero 06 50 91 21 03. L'Imperfetto, in via Ermanno Wolf Ferrari 229, il tuo parrucchiere di fiducia. State ascoltando Pronostico Nair. Il mago dei pronostici del sito www.pronosticoonline.com vi aspetta nelle sue agenzie Stanleybet a Roma, in zona Marconi, in via Giuseppe Bagnera 44 e nella nuova esclusiva di via Candia 141B. Bonus di benvenuto per chi apre un conto online dal mago Alberto. Se caricate 5 euro, il mago ve ne accrediterà 15. Se caricate 10 euro, il mago ve ne accrediterà 25. Per maggiori informazioni cliccate mi piace sulla pagina Facebook Agenzie Stanleybet di Mago Alberto e seguite sempre i pronostici del Mago Alberto in esclusiva sul sito www.pronosticoonline.com. Per passare la cassa ci potete scommettere. Questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, c'è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. We'll be right back.
bianco-azzurro brilla una stella, che in tutto il firmamento è sempre la più bella. Ed ogni volta che rintocca il campanone, ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te aquilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore, sono brividi forti e voglia di gridare, perché il coro che famo tutti quanti insieme dice: Lazio sei grande, te volemo bene. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Un'aquila nel cielo. E l'inno biancoceleste ci riporta alla seconda parte di trasmissione per parlare di Lazio, e farlo con la competenza e le notizie soprattutto da Formello del nostro Saverio Cucina, nostro in comproprietà però, perché sia un opinionista nel giro e nel novero degli opinionisti da rotazione del Tribunale delle Romane, sia un redattore validissimo di La Lazio, siamo noi. Saverio Cucina, buongiorno. Buongiorno a te Guglielmo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Saverio, Lazio che reduce dalla vittoria dell'Olimpico di ieri, vittoria più difficile di quanto non dica il risultato, perché ottenuta negli ultimi 10 minuti, vittoria sudata e sofferta contro una squadra, il Frosinone, che tra l'altro aveva messo analogamente in difficoltà anche la Roma, con un atteggiamento tra l'altro all'Olimpico addirittura più spregiudicato di quanto il Frosinone non abbia fatto con la Roma. Non ti chiedo un commento della partita, ma ti chiedo tutto quello che riguarda Formello, dunque le notizie che arrivano dal centro sportivo biancoceleste, se ci sono dei giorni liberi e di riposo, quanti giocatori partiranno per la pausa nazionali, e l'infermeria biancoceleste cosa dice? Sì, insomma, tante notizie, quindi post gara, tanti aspetti da segnalare, perché la gara di ieri ha avuto comunque uno strascico importante, come hai detto tu, in primis riguardo l'infermeria, perché Candreva comunque era abile e arruolabile ieri, poi per forza di cose non è potuto entrare proprio per degli acciacchi che ci sono stati durante la gara. Lui aveva comunque già un problema alla caviglia, un infortunio smaltito, quindi partirà comunque per le nazionali. Chi ha subito ieri comunque delle conseguenze, in primis è stato Marchetti per un taglio praticamente sotto l'occhio sinistro, quindi lo zigomo, diciamo. Nulla di preoccupante, comunque soltanto qualche giorno di convalescenza, poi tornerà a allenarsi con il resto dei compagni, allenamenti che comunque ci saranno 2 giorni di riposo, quindi intorno a martedì pomeriggio potrebbe già tornare sul campo di Formello la squadra. C'è un punto interrogativo importante per quanto riguarda De Vrij, perché aveva un'infiammazione al ginocchio, un'infiammazione non del tutto smaltita, quindi sarà tenuto sotto controllo, monitorato costantemente dall'infermeria biancoceleste, perché l'idea è quella di rimetterlo in sesto per la gara contro il Sassuolo, la trasferta di Sassuolo. Ma come c'è ancora un piccolo punto interrogativo sulle sue condizioni. Ieri durante la gara un altro che ha subito un infortunio è stato Bassa, che ha avuto una lussazione alla spalla, si temeva qualcosa di più grave. In realtà tornerà in giro anche di pochi giorni in sesto. Una piccola problematica anche per quanto riguarda Giorgic, che ha subito un colpo al volto, era praticamente un occhio sinistro chiuso anche in occasione del gol del 2-0. Comunque l'inquadratura ha già svelato quello che poi erano i postumi di un bel colpo subito all'occhio destro. Comunque naturalmente si parla di una piccola contusione, quindi nulla di preoccupante. Da valutare anche Lulic, perché ha chiuso la gara, o meglio tutta la metà del secondo tempo, con i crampi.
è rimasto in campo, perché comunque si tratta soltanto di affaticamento, ma ha rischiato anche lui, ovviamente è rimasto perché i cambi erano praticamente finiti, quindi non ha potuto riposare, non è potuto uscire, ma comunque nulla di preoccupante anche per lui. Questa sarà una settimana importante per Klose, perché tornerà ad allenarsi, già l'aveva fatto al piccolo trotto la scorsa settimana in gruppo, facendo anche un piccolo differenziato, tornerà completamente questa settimana per preparare poi quella che è la il suo ritorno, che era previsto dopo la sosta, sotto, insomma, se non ci dovessero essere altre preoccupazioni, con ogni probabilità lo farà proprio anche lui contro il Sassuolo. Mi chiedevi dei nazionali e ti vado un po' a elencare quelli che sono i giocatori che saranno impegnati, quindi vado in ordine cronologico, diciamo così, per ordine di apparizione. Sarà prima Onazzi con la Nigeria giovedì 8 ottobre, così come Cataldi con l'Under 21 e l'Italia, Berisha con l'Albania sempre giovedì, nella gara Albania-Serbia, che tra l'altro affronterà l'altro compagno di squadra che è Milinkovic Savic, che comunque sta già ben figurando sia con la maglia della Lazio sia con quella della Serbia. E venerdì poi sarà la volta di Economidis, giovane biancoceleste impegnato con la selezione olimpica dell'Australia, che era un amichevole contro la Corea del Sud. Poi avremo Biglia sempre oltreoceano contro l'Ecuador, sempre comunque venerdì 9 ottobre. E poi la volta di Felipe Anderson e Parolo e Candrea. Felipe Anderson naturalmente con la selezione olimpica del Brasile impegnato contro la Repubblica Dominicana, per lui un amichevole, e Parolo e Candrea ovviamente la gara di qualificazione europea del gruppo H, Azerbaijan-Italia, una gara comunque di sabato sera. Anche lui c'è sempre sabato contro la Bosnia-Erzegovina, insomma. Poi Garic, le sai tutte, mai quadro fu più esaustivo. Sì, va bene, perché sono, insomma, ho voluto comunque seguire un ordine cronologico, perché comunque è anche sintomatico per quello che poi saranno gli impegni, che ovviamente gare che si replicheranno per la prossima settimana, quindi intorno ai vari, ecco, lunedì, martedì, mercoledì. L'ultimo sarà, se non sbaglio, proprio Biglia, mercoledì 14 ottobre, la gara contro il Paraguay. È importante sottolinearlo, perché ovviamente essendo un viaggio oltreoceano, mettiamoci il jet lag, mettiamoci comunque un impegno molto ravvicinato con la gara contro il Sassuolo. Ecco, recuperare un giocatore che già veniva da un infortunio, insomma, avrà necessità inevitabilmente di, insomma, riposare un pochino. Un giocatore che da quando è entrato non si è mai fermato, ha fatto 3 gare consecutive, considerando anche l'impegno di Coppa di giovedì, quindi è presumibile anche una piccola pausa per un turnover che poi anche Pioli in conferenza stampa ieri ha sottolineato quest'anno sarà fondamentale. Naturalmente dobbiamo dargli ragione al tecnico biancoceleste, un turnover che con qualche incertezza sta comunque premiando la formazione del tecnico Permense, perché ha consentito a molti di riposare e comunque di entrare, insomma, dare delle opportunità a giocatori. Vedi Keita che come entra riesce comunque a cambiare la partita in un verso o nell'altro. Grazie a Saverio Cucina, la Lazio siamo noi, ma anche e soprattutto il Tribunale delle Romane. Un abbraccio, Saverio. Grazie a te, Guglielmo. Alla prossima. Ciao. Alla prossima, bravo davvero Saverio. Per quanto concerne il punto in chiave Lazio, riviviamo allora le emozioni di Lazio Frosinone e ricordatevi che state ascoltando. State ascoltando Pronostico Neir. Mi dimenticavo. Senadrulic che termina un paio di metri alto sulla traversa. Il calcio d'angolo del Frosinone nel secondo tempo frutta a Blanchard, una traversa che fa ammutolire l'Olimpico. Si salva Berisha che tratta in campo a sostituire Marchetti. Entra in campo anche Keita Baldé al 60esimo, prende palla così al minuto 80, incrocia talmente tanto che la palla sbatte sul palo e poi va in porta. Sblocca il risultato il giocatore spagnolo che ha dato un chiaro cambiamento di ritmo al match. Non si prende il Frosinone, ci prova dalla distanza, ma è bravissimo Berisha a mettere in calcio d'angolo, spinge anche con Concò, entrato in campo da poco, il pallone per Giorgevic, poi arriva Parolo ed è bravissimo Leali a mettere ancora in calcio d'angolo al minuto 94, 3 contro 1 per la Lazio. Baldé sbaglia l'appoggio per Giorgevic, il pallonetto tentato da Felipe Anderson fa finire il pallone sui piedi di Filip Giorgevic e il gol del 2-0, 3 punti per la Lazio.
brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella. Ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Più in alto sempre volerà. Insieme a te aquilotto noi voliamo via. La domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento è un tuffo in fondo al cuore. Sono brividi forti e voglia di gridare, perché il coro che famo tutti quanti insieme dice: Lazio sei grande, te volemo bene. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Ma questo grande amore non finisce davvero. Azzurro nel cuore, nei colori del cielo. Vola, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Più in alto sempre vola. Abbiamo fatto ascoltare tutto l'inno biancoceleste al nostro opinionista collegato in diretta su Pronostico On Air. Questo è il Tribunale On Air, lui però lo vedete tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24, opinionista imprescindibile per il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18. Roberto Fusillo, buongiorno. Buongiorno a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. C'è anche una tua cara conoscenza, in realtà la mia conoscenza con il personaggio in questione che ho di fronte a me in questo momento è stata assolutamente veicolata dalla tua conoscenza, Roberto Fusillo. Alessandro Solito, ci hai presentato tu. Buongiorno, sì, caro Roberto. Buongiorno. Dico, ma chi è? Potrei risponderti, ma non sarebbe radiofonico. Perché il chi è chiama sempre. Non so. Comunque, io vorrei. Si può dire sto cazzo in radio? No, non si può. Non si può dire, per esempio. Io, dottor Guglielmo, dovrei dire a Solito primato cittadino ancora. Bene, bene. Solito risponde. Basta accontentarsi di poco, no, Robè? Assolutamente sì. Bene, sì. Bene. Siete alla ricerca quest'anno del quarto scudetto, visto che il terzo vi verrà assegnato ex aequo, no? Certo, del 14. Certo. Intanto ti avviso che la Roma sta facendo preparare la toppa della Coppa delle Fiere da esporre in campo europeo. Ma perché? Sì, è vero. Ma perché? Tra l'altro io la metterei in effetti, scusa, ma perché no? Sì. Assolutamente sì, dai. Roberto Fusillo, c'era chi diceva che Lazio Frosinone sarebbe stata una partita facile, proprio sì, regalata, e poi sì, il campo ha detto che le tue preoccupazioni erano fondate. Assolutamente sì, ma io lo sapevo che era una partita difficile. Però avevi detto difficile anche Palermo-Roma, non mi pare. Infatti, così tanto mi pare, perché sul 3-2 se non segnava il quarto gol non lo so come finiva. Sempre qui parliamo di un Palermo che non è sceso in campo, doveva fare la partita della grinta, del carattere, ha preso tre gol, i primi due gol, ma manco al terzo elementare si prendono quei gol.
Poi che la Roma sia forte, abbia le capacità per vincere, ci sta. L'hai vista però... con attenzione la partita, eh? Sì, sì, beh certo, assolutamente sì, perché dai, perché dei buchi lì in difesa, ma veramente, oh, ma il Palermo doveva fare la partita della vita. Sono scesi in campo demotivati, partita da inchiesta quella, no? Vabbè, mo non esageri, ma che calma. No, assolutamente, è un biscottone. Un biscottone. Ma come biscottone cosa? È il biscottone di Zamparini. Ma ragazzi, no, ma noi ci dissociamo a norma di legge da queste comunque, illazioni. Al di là di tutto, la appena maraviglia. Appena nata, pronostico nero, manca a farla chiudere subito. Comunque la maraviglia ha sbloccato la partita e abbiamo vinto. Grazie alla maraviglia. Keita. Grande Keita è entrato e come al solito ha risolto i problemi. Ma che poi te devi sapere questa cosa, Solito, no? Che ognuno ha dei problemi nella vita, nella quotidianità. Allora ieri che faccio? Gli mando un messaggio e gli racconto tutta una serie di problemi personali, no? Che lei tra l'altro Solito sa. E quindi chiedo a Roberto Fusillo, cioè, vabbè, poi ci vediamo stasera dopo la partita. E Roberto Fusillo mi risponde: no, sto a cena con Keita. Cioè, che quando c'è bisogno di un amico, Fusillo c'è sempre. Fusillo, per un Keita qualsiasi, lei mi tradisce così, mi ha lasciato. Vabbè, la sua. Ma io ho fatto anche una cena di lavoro, certo. Perché Fusillo. Poi lo dovevo pure ringraziare la persona che mi ha salvato. Oggi la Lazio avesse pareggiato, perso con Frosinone, sarebbe stata veramente tragica. Invece... Senti, Frosinone che rispetto a quello, scherzi a parte chiaramente, ma hai fatto strabene, perché poi, insomma, ma tanti in tribuna stampa avrebbero voluto concludere la serata a cena con Keita, solo che poi Keita va a cena con chi? Lui, no? In fondo... E, tra l'altro, no, ti volevo dire questa cosa, che il Frosinone è sembrato tatticamente a livello di impostazione addirittura, lo dicevamo in apertura di collegamento, più propositivo di quanto non fatto contro la Roma, dove si è partita nella quale, ecco, l'uso indiscriminato del dove lo odio, tendenzialmente non lo userò io, partita nella quale Frosinone-Roma, il Frosinone si è più, come dire, si è concesso meno licenze offensive, ha pensato. È partito il treno? No, pensavo... No, è passato uno con una macchina. Ah, bene, beh, molto bene. No, dicevo, no. Si è concesso poche licenze offensive. Con la Lazio ho visto i dati statistici, più ti importa, insomma. Sì, sì, no, assolutamente sì, anche perché ci sta, ha fatto una grandissima partita. Logicamente anche i suoi attaccanti, si è chiuso molto bene, si difendevano tutti quanti insieme compatti e poi ripartivano, e la Lazio a primo tempo ha trovato tantissime difficoltà, infatti i tiri sono stati tutti dalla distanza e ci sono state le occasioni da gol, però quella era una partita che solo un singolo poteva sbloccare. Poi c'è stato l'infortunio di Marchetti, è dovuto uscire, quindi sostituzione obbligata, poi si è infortunato Basta perché con uno sconto di gioco gli si è lussata la spalla, quindi altro sostituzione. E poi l'unica sostituzione è stata fatta da Pioli, è di far entrare Keita al posto di Kisna, ed è stata una scelta coraggiosa. Quando Pioli sbaglia, sbaglia, ma Pioli ha azzeccato i cambi, perché era da far entrare o Candreva o Keita, ed è stato scelto di far entrare Keita, e molti hanno storto un po' la bocca dicendo: ah no, doveva entrare Candreva, invece è entrato Keita. E Keita ha dimostrato invece di prendersi a squadra sulle spalle e ha sbloccato il risultato con un gol fantastico, e ne ha fatto fare poi il secondo a Djordjevic. Quindi direi che le scelte di Pioli sono state azzeccate e la Lazio è riuscita a vincere un'altra partita importante, che mantiene comunque il terzo posto da sola in classifica e sta lì, pur giocando male, perché ricordiamo che sia col Verona che col Sant'Egidio non ha giocato bene. Tu però... hai detto che respiri Lazio, no? Da più di 20 anni, e quindi di Lazio ne hai viste diverse. Dove pensi che possa arrivare la Lazio quest'anno? Ma io credo che la Lazio possa lottare per il posto Champions sicuramente. Non posso dire che può lottare per lo scudetto, perché anche se secondo me questo è uno scudetto che possono vincere 5-6 squadre, per oggi come siamo messi, la Fiorentina è prima a 18 punti, chi l'avrebbe detto? Ah, poi c'è il Napoli che sta tornando alla grandissima e sta facendo il miglior gioco adesso in assoluto in Serie A, e alla terza giornata dovevano esonerare Sarri, ed ora il Napoli è lì
perché Napoli non può lottare per lo scudetto? Ma lo sai qual è la svolta? La svolta per Sarri è stata la dichiarazione di Maradona, che non azzecca un pronostico dal 62, e quindi quando ha detto che Sarri era inadeguato, che avrebbero dovuto mandarlo via, Sarri ha cominciato a vincere tutte le partite e a non subire mai più gol. Cioè, credo che abbia subito nelle ultime 5 partite o addirittura 6 partite un gol il Napoli, segnandone poi raffiche. Assolutamente sì, anche perché poi, ragazzi, vincere 4-0 a Milano, insomma, anche con un Milan così, non è una cosa facile. Il Napoli ha demolito il Milan, ha una forza fantastica, quindi il Napoli è rientrato nello scudetto, quindi c'è il Napoli. Cioè, dice sì, ma ha 10 punti da recuperare sulla prima. Sì, ma la prima è la Fiorentina. Cioè, se io vi dico la Juventus può recuperare in più di 30 partite 10 punti alla Fiorentina, e chiunque di voi mi risponde sì, perché glieli può dare 10 punti alla Fiorentina alla Juventus. Quindi il problema della Juventus semmai non è sulla prima in classifica, ma è su quante squadre ha davanti, perché c'è anche l'Inter, la Lazio, la Roma, lasciamo stare il Torino, ma il Napoli, cioè tutte queste che ha davanti poi devono arrivare a incappare in momenti di grande difficoltà. Però classifica alla mano, Juventus a 8 punti rispetto a un Napoli a 12, io credo che la Juventus, singolarmente parlando come duello, può recuperare 4 punti al Napoli, con tutto che ha perso al San Paolo. La Juventus sulla Roma 8 punti rispetto a 14, ragazzi, tutti quanti ci auguriamo che il gap sia stato limato dalle cessioni della Juve e dagli acquisti della Roma, ma la storia degli ultimi campionati ha detto che la Juventus ha sempre dato 20 punti alla Roma. Quindi se mi parlate di 6 punti di vantaggio della Roma più di 30 giornate dalla conclusione, io dico attenzione alla Juventus, idem la Lazio, insomma Juventus sulla Lazio ha sempre dimostrato di essere estremamente competitiva, superiore, per non parlare di Inter e Fiorentina. Tutte quelle che stanno davanti alla Juventus prese singolarmente possono essere recuperate dalla Juventus. Il problema è che la Juventus non è quella degli scorsi anni, ed è un dato oggettivo, ma rimane la Juventus, e il problema è che sono tante quelle davanti. Ma è un problema per loro, perché io se la Juventus non vince sono più contento, cioè vincesse chiunque altro, ma se ci evitiamo le vince il quinto campionato di fila della Juventus, poi diventa noiosa la Serie A. Non me ne voglia De Boni, diventa una rottura di palle la Serie A, vince solo la Juventus, cioè facciamo vincere chiunque altro tranne la Juventus, vabbè, magari anche tranne la Lazio dal mio punto di vista. Basta, infatti volevo aggiungere tranne la Roma, facciamo vincere tutti. No, ma è un discorso proprio di divertimento. La Bundesliga è un campionato straordinario, stadi sempre pieni, grande entusiasmo. Poi però non c'è competizione. Il Borussia Dortmund vince quasi tutte le partite in avvio di stagione, scontro diretto col Bayern Monaco, ne piglia 5 a casa. Cioè non c'è competizione, ed è stato quello che è successo in Serie A negli ultimi 4 anni. Cioè, arrivava Juventus, la Roma arrivava, la competitor della Juventus, Juventus Stadium, boom, 3 gol, 4 gol, ed era la principale competitor. Certo, no, è giusto. Quindi io il campionato lo vorrei vedere più divertente. E questo divertente. Sarà un campionato, secondo me, divertente, perché io l'ho già detto a inizio stagione, questo sarà un campionato che non partirà una squadra e si distaccherà di 10-15 punti. Questo sarà un campionato che fino alle ultime 5-6 giornate ci avremo 5-6 squadre nel giro di 3-4 punti. E così deve essere. E allora, in chiusura, Roberto, chiedo a te e chiedo ad Alessandro Solito contestualmente, oggi come oggi, quindi contestualizziamo, e siamo al 5 ottobre, dico bene? Sì. 5 ottobre 2015 e sono le ore 13:30. Roberto Fusillo, chi è la squadra favorita per la vittoria del campionato? Io ribadisco quello che ho già detto in quella cena con te, l'Inter. L'Inter. Io mi esprimo e dico il Napoli, ha una rosa straordinaria, un allenatore bravissimo e forse l'unico allenatore in Serie A in questo momento che insegna calcio e si è concesso il lusso di insegnare calcio a dei campioni come Higuain, che gli hanno dato credito, perché si è posto in maniera molto 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 schietta, sincera, ma sotto traccia, con modestia. Non si è posto come è arrivato, dovete sapere che Del Neri è arrivato, credo che dovesse sostituire, non so se addirittura Mourinho, il Porto, che se non era campione d'Europa era comunque un Porto che andava a mille,
E Ranieri, Del Neri si è presentato al Porto con il video del suo Chievo, dicendo, poi già non lo capiamo in italiano, pensa come l'hanno capito al Porto, dicendo dovete giocare così, come, e gli faceva vedere, capito, i movimenti di Corini, che ne so, a Dalenicev, gli faceva vedere a quelli che avevano giocato e avevano vinto la Champions League, lui gli faceva vedere i movimenti del Chievo che si era salvato in Serie A. E Del Neri è stato esonerato prima dell'inizio del campionato, perché gli hanno detto senti, fenomeno, fatte una passeggiata. E quindi dipende come ti poni tu con i giocatori, no? Quindi Sarri, sapevamo tutti che non sarebbe stato un allenatore di blasone, sarebbe arrivato comunque a Napoli con dei giocatori, con dei campioni da gestire, sarebbe arrivato dall'Empoli, quindi l'avrebbero visto con sospetto, oh, ma che vuole fare il fenomeno? Lui non ha fatto il fenomeno, e si vede perché Napoli gioca a memoria, quindi vuol dire che quello che lui chiede ai giocatori, i giocatori lo fanno. E io avevo avuto il timore che potesse iniziare a fare il fenomeno, sai quando? Quando ho cominciato a mettere sempre Valdifiori in campo, dice se porta questo dall'Empoli, lo mette sempre titolare, c'ha i suoi cucchetti e magari lo vedono male nello spogliatoio. E invece poi è stato bravo a trovare la quadratura del cerchio. Per me il Napoli è pericolo pubblico numero uno per la vittoria dello scudetto. E spero che la seconda pretendente al titolo sia la Roma, che ha tanti, nonostante abbia dei punti in più rispetto al Napoli, il Napoli, la Roma Guglielmo, 14, il Napoli 12, il Napoli, la Roma ha più problemi. Il Napoli, scusa se ti interrompo, Guglielmo, ha lo stesso problema della Roma, i tifosi. Bah, sì, ma l'ambiente caldo, però non può essere mai un limite. L'ambiente di Napoli, che sì, protestavano, io alla Napoli-Lazio ero io allo stadio e altri due che venivano dal Vomero. Lo stadio era vuoto, sì, quello sì. Tifo, curva spaccata, contestazione a De Laurenti. Allora, mo che vogliamo dire a De Laurenti? Che non ha fatto la campagna acquisti? Ecco il Napoli. Ma perché cioè, già ce l'aveva la squadra fondamentalmente. Ho capito, ma Napoli si lamentano perché volevano gli acquisti fuori classe. Ma già che allora, lui ha venduto Higuain, ha fatto un grande colpo. Higuain allora se voleva bisogna andare. Ragazzi, avere pazienza. Avere quindi, pazienza. Inter secondo Fusillo, Napoli secondo Guglielmo Timpano, parliamo di... finisse oggi il campionato, fossimo oggi a rush finale, chi sarebbe in pole position per la vittoria dello scudetto? È Alessandro Solita. Ma in questo campionato così aperto, secondo me non vincerà la squadra più forte, ma quella che riesce a trovare più continuità. La peggiore. No. E se la Roma, secondo me, riesce a trovare la continuità come avversaria, ritengo solo la Juventus. Quindi Roma. Roma secondo Alessandro Solito, Napoli secondo Guglielmo Timpano e Fusillo che dichiara invece l'Inter di Mancini. Grazie Roberto Fusillo. Grazie. Ciao a voi, Roberto. Buon un abbraccio. Ciao Alessandro. Ti sentiremo spesso anche qui al Tribunale On Air e ti avremo presto in studio, mi auguro. Sì, sì, assolutamente sì. Grazie Roberto Fusillo. Tribunale delle Romane, ospite parterre biancoceleste fisso, il nostro Roberto Fusillo. Ora vi ricordo, a proposito del Tribunale delle Romane, un nostro sponsor, e parlo di Home and Design, 30% di sconto per chi va a nome del Tribunale delle Romane da Home and Design, 30% di sconto sull'acquisto delle cucine Berloni. Cioè questa è una promozione pazzesca, cioè vi fate una cucina Berloni, marca straordinaria, e avete il 30% reale di sconto sul prezzo di listino delle cucine Berloni. Questo da Home and Design lo trovate all'Infernetto in via Ermanno Wolf Ferrari al civico 231, sta a fianco a un altro sponsor del Tribunale delle Romane che è l'Imperfetto. Quindi Home and Design, 30% di sconto sulle cucine Berloni. Mentre ricordo che c'è qui Alessandro, non abbiamo parlato del Residence Adriano, lo trovate al Tipiani d'Arcinazzo e del grande evento che soprattutto ci sarà domenica 11 con il meeting dello Scuderia Ferrari Club a Piantica. Ci saranno più di 20 Ferrari, modelli rari, e vi aspettiamo tutti. Ah, io guarda, già ti do la conferma da adesso che 100% presente l'11 al Tipiani d'Arcinazzo. Non potrebbe essere, che poi si dice alla romana, io dico Arcinazzo, cioè, Altipiani di Arcinazzo. Altipiani di Arcinazzo, sì. Mi raccomando, tanto le R comunque con me più o meno si sentono e non si sentono. Allora, vi ricordo tutti gli sponsor della trasmissione, li potete trovare chiaramente anche sulla nostra pagina Facebook, il Tribunale delle Romane. Se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace. Ci stiamo organizzando, purtroppo ci siamo fidati di persone sbagliate, ma capita, ci stiamo organizzando per un sito internet che è il Tribunale delle Romane, che avete
avrebbe già dovuto essere online, però poi quando non si fanno le cose in prima persona ma ci si deve affidare a persone che poi magari hanno tante altre cose da fare, per carità, non è che siano persone cattive, però poi la fiducia non viene ovviamente e oggettivamente ripagata. Va bene, vi ricordo il sito partner www.pronosticonline.com, vi ricordo romanews.eu, altro sito partner della trasmissione, tanti progetti anche con Fabrizio Aspri, la sua Roma News, e vi ricordo che il Tribunale On Air torna domani dalle ore 12 fino alle 13:30 più o meno, sempre con Guglielmo Timpano che vi parla, e chissà che non troveremo anche domani Alessandro Solito. Vediamo quello che si può fare. Work in progress. Il Tribunale On Air torna domani, grazie per la vostra attenzione e ricordatevi di ascoltare alle 14 lo L'apostrofo stile Juventus, no, stile Juventus con Nicola De Bonis. www.pronosticoonline.com presenta Pronostico On Air, the official web radio.